Ciao a tutti, come dice Alfredo, la nostra sessione è quella che ci separa dal pranzo, perciò vediamo di parlare di un argomento per cui valga la pena l'attesa. Vi anticipo che a noi nelle Marche il discorso della Meta Community è stata proprio una svolta, nel senso che ci ha permesso di risolvere diversi problemi e risollevare anche delle community che stavano rischiando di morire. E abbiamo anche ottenuto dei risultati che sono stati oltre le nostre più rosee aspettative. Parleremo di argomenti che riguardano lo sviluppo del software, ma visto che abbiamo diverse community non tecniche, cercheremo di utilizzare dei termini un po' comprensibili. Perlomeno personalmente mi interessa anzi capire quanto quello di cui andremo a parlare possa essere applicato in altri contesti. Ok. Direi di iniziare proprio dal termine meta community. Cosa significhi? Io perlomeno non lo so di preciso, nel senso che questa è la definizione che trovate su Wikipedia, ma è nell'ambito dell'ecologia, non ve la vado a tradurre anche perché poi svanirebbe un po' la poesia, non è molto semplice. Comunque parla di in qualche modo comunità che interagiscono tra di loro. Noi abbiamo utilizzato questo termine delle meta community per intendere un'entità che va a crearsi sopra delle community preesistenti, nel nostro caso in ambito locale, e tanto che noi spesso ne abbiamo parlato più come network o hub di community. Perciò ecco, questo termine meta community lo stiamo utilizzando noi, non sappiamo se qualcun altro lo fa nel resto del mondo e non sappiamo bene di preciso neanche questo argomento se siamo tra i primi a parlarne o ce ne sono delle altre realtà. Diciamo comunque ne parliamo. Come abbiamo detto, nel nostro caso abbiamo parlato di comunità in ambito locale, tra l'altro con due esempi, uno Milano con Daniele, bene o male sapete tutti dove è Milano da queste parti, visto che abbiamo diverse persone dall'estero, le Marche invece sono quella regione in rosso lì. E perché abbiamo fatto qualcosa a livello regionale, quindi nelle Marche? Perché semplicemente, mentre a Milano abbiamo un bacino di utenti di diversi milioni di persone, nelle Marche siamo solo 1,5 milioni, perciò il contesto che ci permette di avere una certa massa critica è quello di un'intera regione. Ok, io sono Stefano Taviani, mi presento, sono diciamo un po' il coordinatore più che il leader di DevMarche, una community nata da un paio d'anni che diciamo si occupa di tutto ciò che ruota intorno allo sviluppo di software. Cioè intendiamo quindi non solo dedicata ai developer, agli sviluppatori, ma anche a project manager, designer e così via. Vabbè, diciamo tra le attività principali che facciamo sono quella di organizzare degli eventi offline, quindi nel territorio marchigiano, quindi tipici workshop dedicati a chi si occupa di sviluppo software, come attività che fanno molti degli user group che sono qui all'interno. Ovviamente spesso facciamo cene e altri eventi sociali per diciamo contribuire di più alla causa. Ok, passo adesso la parola a Daniele. Sì, adesso poi non mi ricordo se poi comincio la sì, prossima sì. Slide è mia. Sì. Okay, allora mi introduco, già in realtà mi sono presentato prima, quello che faccio io è fare lo sviluppatore software, tech consultant, insomma, niente quindi praticamente. E dal punto di vista delle community un po' di cose. Stavo pensando proprio prima che in realtà uno dei motivi per cui sono qua oggi è perché negli anni 90 era su Usenet a parlare di videogiochi. Nel 2002 c'è stata, non mi ricordavo questa cosa, abbiamo organizzato la festa italiana, il party italiano di lancio di Mozilla 1.0. Eravamo un gruppo di ragazzi di 20 anni, finito tutti ubriachi una sera, fatto molto semplice, ero in 10 probabilmente. Però insomma eravamo tutti early 20s, oggi è proprio uguale, intendiamo, però e questo in effetti è successo ancora prima, poi le community Jug milanesi, Java User Group milanesi che ho approcciato, quelli con cui ho trovato i miei primi lavori dopo la laurea, ed eccoci qua qualche anno dopo in cui la scena milanese aveva preso un pochino di fermento, se puoi andare, e da qua infatti sono le motivazioni. La scena milanese che io ho seguito tanto tra il 2006, 5, 6, 7, 8 con i user, dove frequentavo una community, quella di Java o quella di Stream Programming, Agile, eccetera. Poi un po' di vuoto in cui mi sono dedicato ad altro e un anno fa ero all'interno delle community milanesi, appunto dicevo col co-working, che è una mia attività, ma mi ero un pochino più sganciato dalle community tech. Quello che ho visto è stato emergere tra il 2014 e il 2015
alcune community in maniera importante, no? È la community di JavaScript, di Scala, che seguivano l'onda di questi linguaggi che prendevano molto piede. E quindi c'era un po' di freschezza, un po' di novità, e ho ridato voce a un progetto che avevo pensato qualche anno prima con qualcuno di quelli del Java User Group, che era quello di mettere assieme le tribù, no? Come nel film The Warriors, che cercano di mettere assieme le tribù di guerrieri di New York negli anni 70. E questa cosa qua ha funzionato, nel senso che l'anno scorso che cosa ho fatto? È stato molto semplice, ho aperto un canale Slack in primavera, ho portato dentro le 5, 6, 7 persone che ancora conoscevo, abbiamo tirato dentro gli altri 7, 8 che ancora non conoscevo, erano tutti i leader delle community JavaScript, Python, Java, quello che era, e su un canale Slack mi hanno detto: ragazzi, io voglio fare questa cosa, questo è quello che io sono, le mie motivazioni. Ho preparato proprio un documento, una sorta di manifesto programmatico che più o meno elencava questi punti qua. Allora, la prima cosa è: nessuno sa bene che cosa sta succedendo sulla scena milanese, cioè io lo vedo adesso perché ho riacceso il cervello e comunque sono uno che le sono frequentate molto dentro, figuratevi un ragazzo che fa l'università, qualcuno che approccia da fuori, non si sa cosa c'è in tutta la città. Certo, puoi andare su meetup.com che indubbiamente ti aiuta, ma ti dà una fotografia, insomma, un po' alla sua maniera. E quindi abbiamo detto: li mettiamo tutti assieme, facciamo un calendario condiviso e mettiamo su un sito quello che c'è. Adesso ci sono circa 15 community che sono mappate, ognuno mette il calendario, un calendario, il suo evento, e la cosa finisce lì. E questo è già un servizio, più uno Slack aperto a tutti. All'inizio Slack era solamente per i leader, tanto per, diciamo, organizzare la faccenda, poi quando abbiamo lanciato a luglio, aperto a tutti. E oggi saranno su 150-200 persone, si parla di tastiere meccaniche per lo più. Punto, quindi abbiamo fatto questa cosa qua. La seconda parte è stata quella di dire: può avere anche un senso come community di per sé, quindi possiamo ospitare dei meetup con delle tematiche, delle tematiche generaliste. Abbiamo tanti gruppi, ma ci sono tanti argomenti tecnologici che possono essere discussi in n gruppi, e quindi magari li ospitiamo noi. Abbiamo fatto un evento parlando di Git, abbiamo fatto uno parlando di Docker, che è stato utile perché ha rilanciato la community di Docker, insomma la tecnologia, non scendo nei dettagli, che era dormiente, era un anno che non facevano più niente. Con questa storia qua sono venuti, hanno fatto l'evento con noi e adesso hanno ripreso a fare i meetup ogni mese. Facciamo degli eventi più generici, per esempio abbiamo fatto un meetup con i ragazzi del Codemotion, perché insomma una conferenza importante succede a Milano. Milano Tech Scene è un buon posto, magari la community di Scala è un po' stona, no? Ed eccoci qua. Quindi queste erano le motivazioni che già hanno avuto un risultato pratico efficace. Il secondo giro di motivazioni sta avendo, sono un pochino più profonde. La prima è che c'è da creare un po' di sinergia. Le community lavorano in maniera molto 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 isolata, e quindi quello che era il mio obiettivo era dare un contesto. Quello che diceva lui prima, ci sono tante community, una volta che qualcuno, scusami Alfredo prima, ci sono tante community, te ne rendi conto, ognuno però lavora molto per i fatti suoi, alcuni perché tendono a voler essere così, altri perché semplicemente non ci pensano. Quello che è l'obiettivo di Milano Tech Scene, e in generale io credo l'obiettivo di quelle che stiamo chiamando meta community, è quello di dare un contesto, cioè la community tech sul linguaggio specifico ha tutto il senso del mondo a restare concentrata e focalizzata sul parlare di quella cosa, però può arricchirsi rendendosi conto che vive in un contesto più grande, che è quello minimo delle altre community tecnologiche. Dopodiché io credo che questa cosa si possa anche allargare, perché la tecnologia di per sé, insomma, non posso, se continui a parlare solamente di tecnologia ti giri attorno a te stesso, devi essere in grado di parlare con il resto, con il mondo del business. Infatti è un punto d'accesso, mi hanno detto, che ne so, per gli studenti universitari che arrivano, ma anche per chi fa business e vuole sentire parlare di tecnologia e vuole imparare qualcosa. Alla fine la community è un posto dove si crea è un concentrato di cultura, no? E quando uno vuol sapere, ok ragazzi, dove vado se devo sapere fare qualcosa qua? Vado a parlare con la community, perché sì, c'è l'industria, ma l'industria ti vuole giustamente vendere qualcosa. C'è l'università, che però magari spesso è un po' più... ragiona dei livelli leggermente diversi. Quindi se io devo approcciare il mondo della tecnologia come nuovo arrivato, come businessman, con chi parlo? Una community è un buon posto. Io ho trovato i miei primi lavori così, partecipando alla community, e fa la differenza. Bon, questo più o meno chiude il giro di motivazioni con cui ovviamente sono molto diverse, e tra l'altro quando io ho cominciato a fare questa cosa non sapevo assolutamente che esistesse del marketing.
che ovviamente ha delle motivazioni e quindi ha fatto anche delle azioni molto diverse. Noi siamo semplicemente una vetrina, un punto di confronto, per adesso comunque abbiamo lanciato da 6 mesi e vediamo dove andremo nei prossimi 6 mesi, ma questo lo vediamo nel prossimo giro di slide. Ok, riprendo un attimo la parola io, quindi, per illustrarvi cosa ci ha portato a DevMarket. Noi nasciamo nel 2006 come usergroup.net, cioè, per capirci, tecnologie Microsoft. A un certo punto alcuni di noi, insieme ad altri ragazzi che si occupavano di tutt'altro, volevano parlare di buone pratiche di programmazione e metodologie agili. Perciò nasce l'XPUG Market nel tipo 2009. A un certo punto altri, sempre più o meno di quella cerchia, dicono: perché non parliamo di domain driven design? Fino a che a un certo punto, esplosione del mobile, parliamo di tutte queste altre tecnologie e spesso lo facciamo organizzando eventi come .NET Market. Ma capite bene che se parliamo di tutt'altre tecnologie c'è qualcosa che stona. Poi lo vedremo anche più tardi, capiremo meglio queste cose che stonano. Fatto sta che a un certo punto parliamo anche di AngularJS, tutte librerie JavaScript che non hanno niente a che fare con i gruppi che avevamo fondato agli inizi, ma eravamo più o meno sempre le stesse persone. Nel frattempo c'erano anche tutta una serie di altre community che parlavano degli argomenti più disparati. A un certo punto si è creata una situazione un po' caotica, diciamo, che rischiava appunto di far morire alcune realtà, di non farci capire mai sotto che nome dovevamo fare gli eventi, e abbiamo identificato di fatto 4 problemi. Il primo è che avevamo un'esplosione di canali di comunicazione, ogni community aveva il suo gruppo Facebook, Google Plus, Twitter, newsletter e quant'altro, non ci si capiva più niente, e soprattutto chi doveva amministrarle, che spesso ero io, non sapeva mai come farlo. Secondo problema, del sempre spesso ero io, che bene o male mandare avanti la baracca, perlomeno come si dice da noi, erano sempre le stesse persone. Nonostante passassero gli anni, non c'era quel ricambio, soprattutto dal punto di vista organizzativo, che avremmo voluto. Avevamo degli eventi che venivano ignorati. Faccio un esempio pratico: lo user group del PHP parlava di refactoring, che è un argomento importantissimo per qualsiasi programmatore. Sapevano di quell'evento solo i programmatori PHP che seguivano quella community. Gli altri non è che lo snobbavano, nel senso dicevano siete una tecnologia che non vale nulla, ma semplicemente non lo sapevano perché non seguivano quella community. E per ultimo avevamo appunto una crisi di identità, nel senso se come gruppo .NET organizzavamo un evento su AngularJS, oggi diciamo è tutto molto più eterogeneo, qualche anno fa non c'era tutta questa diversità e ci creava qualche problema. Sia politico, sia appunto tu stesso dicevi: ma questa volta questo evento come lo organizziamo? Sotto quale cappello? Non volendo abbiamo avuto una svolta, nel senso che un ragazzo che neanche conoscevamo, sempre lì nella Marche, ha creato un gruppo su Facebook, Developer Marche, con uno slogan abbastanza hippie, del senso develop, build, code e così via. Ci siamo ritrovati però tutti lì dentro, quindi sviluppatori eterogenei. Ogni volta che facevamo un evento lo pubblicizzavamo all'interno di questo gruppo, quindi in qualche modo abbiamo avuto iniziato a avere quella contaminazione tra community che ci mancava. Quindi quando i tempi sono stati maturi abbiamo deciso a dicembre 2013 di fare una riunione tra tutti i leader delle varie realtà che avevamo, alcune community vere e proprie, altri gruppi meno organizzati. E visto che avevamo anche un background con le metodologie agili, abbiamo utilizzato gli strumenti tipo vision board, post-it e quant'altro per capire cosa volevamo fare e come farlo. Quindi abbiamo identificato quale poteva essere la nostra vision, chi erano gli attori che ci potevano aiutare a raggiungere questa vision e così via, fino a identificare 6 obiettivi abbastanza precisi, nel senso: in primis dare risalto al territorio marchigiano, come fanno tutte le community locali, ovviamente volevamo valorizzare la nostra zona in cui viviamo. Poi volevamo appunto organizzare eventi cross community e cross tecnologia, visto che la programmazione è andata sempre più verso una eterogeneità, e questo, se vuoi, ha dato ragione a quello che stavamo cercando di fare alcuni anni fa.
offrire una comunicazione unificata, cioè un canale che permettesse di pubblicizzare iniziative sia fatte dalle nostre community, ma anche da altre organizzazioni che comunque si trovano nelle Marche. Ad esempio, università fanno un evento, ma nessuno lo sa. Tramite questo canale tutti invece possono venire a conoscenza. Aiutare le community a organizzare eventi. Cosa significa? Organizzare un evento, immagino sapete più o meno tutti, che sia una cosa impegnativa e che richiede anche certi tipi di supporti, in primis delle sale in cui fare l'evento. Ecco che come community, per qualcuno che vuole organizzare degli eventi, possiamo offrire certi tipi di aiuti. Vedremo poi meglio di cosa parliamo. Puntare alla crescita personale, professionale, e fare networking tra le persone, quindi, dello stesso luogo. Sapere che quando è una problematica da risolvere, capire dove andarla a trovare, o quello che diceva Daniele prima. Come abbiamo cercato di raggiungere questi obiettivi? In primis il discorso del canale di comunicazione unificato, abbiamo già detto, abbiamo cercato di concentrarci su pochi canali ma buoni, nel senso gruppo Facebook e newsletter per chi non segue Facebook o comunque per risolvere problemi di caucità, di rumorosità dei social network. Perciò tutte le nostre iniziative passano attraverso questi canali. Chi vuole sapere quando viene organizzato qualcosa nelle Marche, tramite questi riesce a sapere. Abbiamo il sito internet e Twitter, ma per noi sono appunto dei canali secondari. Il gruppo Slack, il canale su Slack aperto giusto un paio di mesi fa, ma che per ora stiamo tenendo solo per lo staff, sempre allo scopo di non aumentare la rumorosità. Piattaforma logistica per organizzazioni di eventi. Abbiamo fatto tutta una serie di iniziative come DevMarket per far sì che chiunque voglia organizzare un evento abbia certi tipi di supporti. Quindi abbiamo una serie di sedi convenzionati come Coworking Università che ci offrono il titolo gratuito delle sale. Abbiamo istituito la figura del responsabile per l'organizzazione. Che vuol dire? Che ogni volta che vogliamo fare un workshop ci deve essere una persona diversa da me, che era quello che appunto mandava avanti la baracca. Purtroppo ce lo diciamo perché era così la realtà. A un certo punto abbiamo identificato me come collo di bottiglia, che se non c'ero io non si facevano gli eventi. Quindi questa figura è responsabile per l'organizzazione, è una persona che si rende volontario e un evento lo seguirà lui dalla pubblicazione all'agenda fino ai feedback finali, raccolta del materiale sul sito. Abbiamo fatto un manuale proprio per venire a supporto di questo responsabile dell'organizzazione, quindi una serie di linee guida che dicono come organizzare un evento. Questo materiale, questo manuale, che è anche tra l'altro nella forma di una checklist, lo arricchiamo di continuo. Ad esempio, Azzurra prima parlava del discorso che quando organizzi qualcosa in cui si mangia, meglio mettere l'opzione delle intolleranze alimentari. Adesso magari andremo a arricchire questo documento inserendo questo punto. Perciò anche chi non ha mai organizzato un evento, grazie a questi supporti riesce a farlo in modo semplice. Raccolta del materiale dell'evento, nel senso, quella telecamera è indice del fatto che io tengo molto a registrare gli eventi, raccogliere il materiale che viene prodotto. Lo raccogliamo tutto sulla NIRD, che è una piattaforma apposita, così che il valore rimanga anche nel tempo. Queste sono tutte pratiche che abbiamo in qualche modo un po' istituzionalizzato per chiunque voglia fare un evento. Forse rispetto a Milano Tech Scene, una delle differenze principali è quella che noi in qualche modo siamo diventati noi stessi organizzatori di eventi. Nel senso, quando vogliamo parlare di qualcosa per cui non c'è una community specifica che lo fa, organizziamo semplicemente l'evento come DevMarket. Cioè non parliamo più di AngularJS come .NET Market, ma organizziamo l'evento direttamente come DevMarket. Abbiamo fatto ad esempio 8 eventi nel 2014 e 14 nel 2015. Il pro è che appunto non abbiamo più questi problemini politici. Per contro, questo lo dico per qualsiasi user group che possa essere interessato a fare questo passo, si può rischiare di perdere un pochino la propria personalità. Nel senso che community come .NET Market e Pug Market sono un pochino svanite, nel senso sono confluite un po' in Dev Market, invece il GDG Ancona è riuscito a mantenere forte la sua identità, perciò ogni volta che fa un evento lo fa proprio il nome GDG, con Dev Market più come partner. Cerchiamo di facilitare anche noi le opportunità di lavoro, nel senso che non volendo il canale su Facebook è diventato
un mezzo per pubblicizzare, promuovere delle offerte di lavoro. Abbiamo fatto una netiquette per evitare annunci un po' fumosi, riprendendo spunto anche da quello che fanno altre community, e cerchiamo di gestire tutto come duocracy, nel senso non abbiamo non siamo un'associazione con uno staff ben predefinito di consiglieri, ma nel senso chiunque vuole che venga fatta qualcosa, in primis la promuove, ne parliamo e poi si deve impegnare in prima persona per farla, perché non ci si può lamentare che non c'è un qualcosa, ma devi essere tu che, se la vuoi, contribuisci a farla. Che benefici abbiamo ottenuto? Diciamo, in qualche modo è arrivato questo complimento, già questo potrebbe bastare per essere soddisfatti, però a parte gli scherzi, abbiamo ottenuto un exploit che veramente non ce lo aspettavamo, nel senso che il primo anno sono passati attraverso i nostri canali 71 eventi, di cui 62 nelle Marche, e il 50% circa organizzato da Dev Mark o dalle community che ne fanno parte. Questi sono numeri che per una realtà come la nostra sono veramente eccezionali, anzi ci creavano problemi che c'erano troppi eventi a volte. Nel secondo anno questi numeri si sono un pochino stabilizzati, ma sono sempre stati di rilievo perché abbiamo avuto comunque più di 50 eventi. Soprattutto si sono stabilizzati anche un po' nei numeri di partecipanti, nel senso che nel 2014 abbiamo avuto eventi come la Jazz Day da più di 500 partecipanti, o l'Angular JS Day, altro evento nazionale tra l'altro organizzato insieme al CRUSP. Nel 2015 abbiamo cercato di fare magari eventi più locali, ma che ci consentissero di farli con uno sforzo sostenibile. Gli iscritti sono passati da quella che poteva essere la realtà di .NET Marche, di 350 circa iscritti, a raddoppiare questi numeri. Dopo un anno abbiamo fatto una prima retrospettiva in cui comunque c'è stata grossa soddisfazione per i risultati ottenuti. Abbiamo identificato una serie di problematiche, tra cui appunto quelle di distribuire il carico di lavoro, far sì che altre persone fossero coinvolte, mancanza di materiali che ti spiegasse come fare e automatizzare tutti quei task ripetitivi per la gestione della community. Semplicemente, ad esempio, dato il calendario degli eventi, creare la newsletter in automatico, cosa che era molto tediosa da fare prima. Ne abbiamo già parlato, in qualche modo abbiamo risolto tutte queste problematiche. E ci siamo dati poi degli obiettivi per quest'anno, di cui parleremo dopo di Daniele. Sì, appunto, mentre lui raccontava tutta la storia di Dermarche, vedevi tutta la differenza che c'è tra un lavoro che è emerso come una necessità organizzativa e la necessità poi di andare avanti con le altre persone, e quello che invece sono stati le motivazioni che hanno portato a Milano Tech Scene e che poi si sono già replicate, perché qualche mese dopo, a dicembre, è nata un'iniziativa speculare che è Torino Tech Scene, che fondamentalmente fa ancora meno di quello che fa Milano Tech Scene in questo momento, semplicemente è il sito web uguale, il fork proprio, con la raccolta dei gruppi, cioè, con qualche improvement in realtà, con la raccolta dei gruppi e il calendario degli eventi, non hanno neanche un canale Slack, però non è importante, l'importante è che si è sentita la necessità di un format che aggregasse, loro hanno giustamente preso quello vicino che, cioè che poi li aveva ispirati, e l'hanno detto facciamo uguale, e quello che voglio fare io è dire ok, avete rifatto la piattaforma, è simile alla nostra ma è un po' meglio, io riuserei la tua, e anzi dico andiamo a vedere in altri posti in Italia in cui ci vuole essere questa cosa. Per esempio a Roma, guardo là in fondo casualmente, a Roma non c'è. Dovrebbe esserci, magari dovrebbe esserci in Basilicata, non lo so, in Sicilia, nel regno delle due Sicilie, insomma facciamolo con la dimensione che vogliamo, però a seconda del luogo geografico questa è una cosa interessante. Qua ho già toccato i primi due argomenti, no? Vogliamo allinearsi con Torino Tech Scene per la parte di gestione, o anche con, per esempio, appena lui mi ha detto che ha fatto il tool per raccogliere il calendario degli eventi e fare la newsletter su MailChimp, ce lo voglio subito, domani mattina, proprio è interessante. Quindi questa cosa qua è fondamentale. Salire su scala nazionale è un'altra cosa che vogliamo provare a fare, sta già succedendo, conosciamo lui, la vogliamo promuovere. Il terzo punto riguarda un po' più le analitiche, quindi andare ad analizzare la demographic. È una cosa che nessuna community fa, cioè di quelle che ho sott'occhio io, intendo dire,
fa in maniera particolare, non è l'obiettivo della community. Per me era uno degli obiettivi fondanti, non l'ho ancora fatto perché c'erano delle priorità, quest'anno la vogliamo andare a fare, non mi interessa per adesso andare a vedere le righe di codice, non è quello il punto, però la partecipazione, il demografico, le condizioni di lavoro delle persone che partecipano alla community sono sicuramente, i benefici che loro hanno rispetto a chi non partecipa alla community, sono tutte cose interessanti che è bene andare a vedere. E poi ci sono tre cose in fondo che ho messo lì, sono allo stesso livello ma dovrebbe esserci una riga grossa molto tra i primi tre punti e gli ultimi tre. La lingua, che è sempre un mio cruccio, e NowTechSync si presenta in inglese, nel senso che la comunicazione su Twitter e nelle mailing list è in inglese, il sito è in inglese, e il motivo è che se io vado a Vienna e c'è lo user group di Java ed è scritto in tedesco, austriaco, mi dà fastidio. Non è che tipo non riesco a partecipare, mi dà proprio fastidio, se volete la vivere, è scritto in ivrit, mi dà fastidio. Io lo voglio in inglese, infatti questi posti qua la maggior parte lo scrivo in inglese, giustamente, quindi anche io scrivo in inglese, però poi i talk li facciamo tutti in italiano, perché il 99% della gente è in italiano. È una cosa che secondo me nei prossimi anni potremo affrontare. La scala internazionale significa, una volta che abbiamo consolidato questa cosa qua sul territorio italiano, è bello confrontarsi con le altre piazze europee, ed è una cosa che, per quanto mia Texin sia una robina piccola nata 6 mesi fa, mi hanno già chiesto di fare in un paio di posti capitale europeo o Tel Aviv stessa, cioè non è che me l'ha chiesto il sindaco di Tel Aviv, intendo dire, però gente come potrebbe essere uno di voi che viene e mi dice, ed è una cosa interessante, prematuro, ma non prematuro pensarci. La sostenibilità economica è un altro discorso che, vabbè, in questo caso sono tre punti su cui io ho messo lì perché sono quelli con cui mi interesserebbe confrontarmi con voi, non è che volevo raccontarveli. Io quest'anno voglio portare avanti 1, 2, 3, che ho già cominciato a fare, e voglio confrontarmi con il resto della community con 4, 5 e 6, perché vorrei farlo, magari dietro un prestito, ma insomma, parliamone. Grazie. Ok, invece noi come DevMark, come da consuetudine, abbiamo fatto a fine 2015 una retrospettiva annuale in cui abbiamo identificato diversi obiettivi, dopo una votazione ne abbiamo selezionati due e abbiamo iniziato a lavorare con il primo, cioè sinergia con le aziende. Già Francesca prima ha parlato del discorso degli sponsor, noi come DevMark non abbiamo mai puntato più di tanto su questo, anche per i soliti problemi del tipo sì, facciamo entrare un po' l'azienda da noi, ma poi rischi di venderti e così via. Abbiamo deciso di affrontarlo e lo stiamo facendo un po' nelle modalità descritte da Francesca. L'altra iniziativa è, stiamo provando a fare un nuovo formato di eventi, Open Day, tra l'altro avremo il primo la prossima settimana, che è un po' l'analogo della visita in cantina per gli appassionati di vino. Cioè, per uno sviluppatore andiamo a vedere come lavora un'azienda del territorio, oppure anche invitiamo aziende che lavorano fuori regione a parlarne per capire, per confrontarci anche su questi temi, quindi come lavorano, che prodotti fanno e così via. Questa in cantina è bello, noi li chiamiamo i safari, molto adesso che vai in giro a vedere le scimmie. Le scimmie ci sono alla fine della visita. Ok, l'altro tema su cui però non abbiamo ancora affrontato è quello del vivaio di talenti, cioè valorizzare le persone che vivono questa community e capire dove poter trovare delle risorse valide che tipicamente sono presenti ma non vengono poi valorizzate come sarebbe bene. Ok, questo è tutto. Grazie ragazzi.